Bentornati su Radio Gamer, la trasmissione di Radio Web in volo dedicata al mondo del videogioco. Oggi vogliamo parlare di un titolo di cui dal 2017 a questa parte abbiamo sentito parlare un po' tutti, Fortnite. Non era possibile parlare di Red Dead Redemption 2 in questa rubrica senza poi accennare anche a Fortnite, e lo facciamo insieme ad Alessandro Brugagni. Ciao! E che ringrazio appunto per il suo contributo a questa rubrica, anche perché purtroppo io a Fortnite stavolta non ci ho ancora mai messo mano. Fidati, non abbiamo neanche iniziato l'intervista, ma ho già contribuito molto. Torniamo in noi. Allora, prima di tutto, di che tipo di gioco stiamo parlando? Viene catalogato come soprattutto in terza persona, ma anche come sandbox. Se è facile capire cosa si intende per soprattutto in terza persona, vale a dire appunto un gioco in cui si spara, in cui vedi il tuo personaggio mentre sta sparando, diversamente da uno soprattutto in prima persona in cui vedi solo la visuale del giocatore con l'arma fa capolino sotto lo schermo, ecco, non è forse chiaro a tutti cosa vuol dire sandbox. Ci puoi spiegare questa caratterizzazione per i videogiochi? Allora, il sandbox prende un po', come dire, prende origine dalla parola inglese, la sua definizione, in quanto la sandbox essenzialmente era lo scatolone di sabbia dove giocano i bambini nel parchetto, essenzialmente, e quindi indica una tipologia di gioco che si basa molto sulla creatività, no? Il bambino è immerso nel suo mondo e lo modella un po' come vuole, e allo stesso modo Fortnite, durante il momento di battaglia, chiamiamolo così, ti permette di costruire mura, tetti, edifici, ci sono anche persone che hanno costruito case addirittura con questo sistema qui. Per quello c'è sandbox come genere, è un po' quando sei in grado di modellare il mondo che ti sta attorno, diciamo. Mentre, diciamo, la tipologia di gioco in sé, Fortnite, non è proprio sandbox, ma neanche solo uno sparatutto di terza persona. La categoria di gioco sarebbe, probabilmente più corretta sarebbe Battle Royale, un po' come lì nel film di Hunger Games, se ricordi, okay. Che tutte le persone essenzialmente vengono catapultate su quest'isola e vince chi riesce a resistere fino all'ultimo. Cioè, chi sopravvive vince, essenzialmente, è quella la tattica del gioco, proprio stringata. Ok, e infatti mi allaccerei questa domanda che ti volevo fare. Abbiamo parlato della Battle Royale, l'ultimo che sopravvive vince. Però esiste anche una seconda modalità, quella salva il mondo. Come funziona invece questa modalità? Allora, la cosa particolare è che Fortnite essenzialmente è nato come gioco, come l'altro gioco, non è nato come Battle Royale, è nato come gioco che essenzialmente è un tower defense, per chi non è, per chi non è familiare col termine tower defense, essenzialmente vedete, difendi un punto centrale e te essenzialmente decidi dove piazzare le torri. Infatti la modalità, come dire, il fattore costruzione del gioco viene dal fatto che questo gioco era impostato come un tower defense, te potevi costruire la tua casa, il tuo percorso, avevi un core centrale, un punto centrale, diciamo, da difendere da degli zombie che venivano. Solo che poi questo gioco, come dire, a livello di vendita non ha avuto un gran successo, però la Epic Games, che è lo sviluppatore del gioco, aveva già il motore grafico, perciò ha visto, diciamo, il momento. Che nel momento i giochi a sopravvivenza stile Battle Royale erano nell'apice, inizio 2017, c'era PUBG che stava dominando la scena. In quel momento PUBG è PlayerUnknown's Battleground, che funziona con la stessa dinamica del Battle Royale. E facendo questa cosa qua, poi l'hanno fatto diventare un gioco free to play in tutto e per tutto. E diciamo che lo stile grafico del Tower Defense, del gioco in Tower Defense, era molto colorato, molto simpatico, molto acceso, anche molto di appeal a un pubblico un po' più giovane, quindi ovviamente gioco che era perfetto per i più piccoli. Free to play, il bambino non ha proprio le quantità di soldi da spendere, non ha budget da gestire, ecco. E quindi si ritrova questo gioco gratuito, può scaricare, è diventato un successo per questi fattori qua, insomma. Poi il contesto era perfetto, nel senso colorato, molto fleshoso, molto luminoso,
Anche le animazioni sono fatte molto bene. Infatti, adesso non sto a spoilerare perché probabilmente sarà parte di discussione di un'altra domanda. Ok, intanto ci interrompiamo un attimo per un break musicale, torniamo tra pochissimo su Radio Web in volo e con Radio Gamer qui con Alex Burgagni parlando di Fortnite. Ciao! Rieccoci su Radio Gamer, questo episodio dedicato a Fortnite. Entriamo nel vivo parlando proprio appunto di questo gioco. E la mia domanda che volevo farti è, di sparatutto, ne esistono tanti, per fortuna o purtroppo sono videogiochi da sempre molto presenti nell'industria, anche se forse gli sparatutto più fortunati sono quelli in prima persona, se vogliamo. Poi, perlomeno sono quelli che sono più noti in un certo senso, da Call of Duty, eccetera. Qual è però il segreto del successo di Fortnite, oltre al fatto di essere un free-to-play che... Come abbiamo appena citato, insomma. Esatto. Allora, il segreto di successo di Fortnite. Poi ne avevo parlato prima, forse un po' sbordato, infatti ho anche detto che avevo sbordato un po' nella risposta. Comunque, è molto colorato, molto... Ha quella cosa in più rispetto. Quando è uscito rispetto alle sue competitor, diciamo, ha un PUBG che è 100% realismo, ad esempio. Ha quel fattore del posso costruirmi il muro. Posso proprio crearmi il muro sul momento, faccio uno scalone gigante che va su fino al cielo e in 3 secondi poi sparo da lì. Insomma, quello era quel qualcosa di diverso, il fatto di poter modellare il mondo per poi riadattarlo alla mia strategia di battaglia. Quello, diciamo, è stato un po' il punto focale del gioco in sé. Però l'altro aspetto da considerare è che probabilmente è quello che l'ha messo un po' a confronto con Red Dead Redemption 2. È un gioco che ha avuto un impatto sociale di massa enorme. Cioè, esempio strabanale, un mio amico di vecchia data, sono andato a trovarlo dopo 5-6 anni che non ci si sentiva per niente, e lui, il suo fratellino piccolo, giocava sulla Switch a Fortnite. E sapeva tutto di Fortnite. Perché? Perché è il gioco del momento, insomma, è il gioco che lo conoscono anche i bambini, ma... Ha delle dinamiche semplici, ha tutti questi colori, e poi anche un'altra cosa che spinge molto a giocare è che è una continua competizione. Ti vieni buttato su questa isola e cerchi di vincere. Se perdi, amen. 2-3 minuti massimo sei già a fare un'altra partita, non è tipo diciamo un Call of Duty che devi aspettare la lobby o devi finire che tipo torni in vita tutte le volte, allora magari vince chi riesce a fare più decisioni. Magari. Sei lì a 15 minuti di partita e sai che nei prossimi 5 minuti non potrai fare niente per ribaltare la situazione, vedendo che è una partita già definita. Lì vince uno, è un gioco di singoli, anche se c'è la modalità squadra, però comunque funziona sempre sullo stesso principio. È un gioco che per me, anche in sé, premia un pochino la pazienza, perché comunque sapere aspettare il momento giusto, agire nel momento giusto, è un po' la tattica vincente. Però il vero segreto di Fortnite, diciamo, il vero successo, è che è alla mano di tutti. Semplice da imparare, non ti richiede molto tempo da dedicargli, non è tipo, non so, un Age of Empires o un Civilization che ha bisogno di un pomeriggio intero per fare una partita. Prendi i colleghi un quarto d'ora, massimo, e hai fatto una partita. Poi se ne vuoi fare un'altra, la fai e perdi 6 ore, però allora sta a te gestirlo come cosa. Poi, un'altra cosa, tornando sul discorso del fenomeno di massa, è che questo gioco qua ha avuto un impatto su tutto. Ci sono, di questo gioco qua, a parte che è free to play, quindi nel suo modo di essere free to play, deve fare soldi in qualche modo, no? E per fare soldi, si affida, come dire, ai gadget estetici, tipo... Un aspetto diverso per il tuo personaggio, il piccone, che è quello che danno all'inizio, può essere, non so, un osso di uno squalo sopra, o l'ombrellino, che c'è sempre il paracadute per buttarsi giù dal battle bus, come dicono, come viene chiamato all'inizio della partita, e magari c'è il paracadute a forma di orsetto, o il paracadute che è l'ombrellino di Mary Poppins, cioè,
C'ha tante piccole cose che lo fanno essere un po' adatto a tutti, diciamo, da questo punto qui. E poi ci sono anche, come dire, i famosi balletti, che sono un po' diventate, che sono state un po' esportate anche nel mondo dello sport. Ci sono molti calciatori, faccio un esempio, Griezmann, che è attaccante della Francia, campione del mondo di calcio, e lui ha la sua esultanza, che è uno di questi balletti di Fortnite, che sono preso da qui. Poi, i balletti di Fortnite sono mosse di danza, non passi di danza, ecco, che esistono da una vita. Però sono state riportate un po' alla luce tramite questo fenomeno qua. Ok, poi sul successo di Fortnite prenderemo ancora in esame un'ultima cosa che forse è quella che ha fatto più parlare di questo gioco proprio ultimamente. Intanto ci fermiamo ancora un attimo per una pausa musicale, torniamo tra pochissimo su Radio Gamer. Eccoci di nuovo su Radio Gamer, questo episodio dedicato a Fortnite insieme ad Alessandro Burgagni. E riprendiamo parlando appunto di un fattore che ha suscitato anche molto scalpore, il fatto che appunto Fortnite è stato eletto gioco dell'anno per i Golden Joystick Awards, un premio anche molto ambito perché storico, sale agli anni 80 addirittura. E tu, diciamo, da che parte stai? Perché non tutti sono stati d'accordo su questa premiazione, magari qualcun altro vedeva più Red Dead Redemption 2, di cui abbiamo parlato anche poco fa. Allora, è un discorso molto, molto ampio questo. Red Dead Redemption 2 è indubbiamente un titolo che è quasi, è come un dipinto, no? È come un bellissimo dipinto. Ha paesaggi sconfinati, cioè ci sono i dettagli delle parti intime del cavallo, hanno i dettagli più realistici di molti altri giochi. Cioè, per dire, la Rockstar Games, che è la developer di Red Dead Redemption 2, ha fatto veramente un capolavoro dal punto di vista grafico, di animazioni, della storia, e tutti erano convinti che, guardando solo l'aspetto del gioco, quindi puramente di come è fatto il gioco, come è strutturato, cosa c'è dentro, le animazioni, la storia, avrebbe dovuto vincere lui. Però è come dire, è guardare un prodotto, più che un prodotto, allora diciamo così, chi è incaricato di dare il premio, diciamo, guarda che cosa quel videogioco ha dato come nel programma stesso, ma anche che impatto ha avuto anche nella società, no? Quello è diciamo, stato l'ago della bilancia per questa scelta, sicuramente. Ovviamente, se la valutazione dei giudici del Golden Joystick Award sarebbe stata: qual è il gioco proprio fatto meglio? Chi ci ha dedicato più tempo? Quanti dettagli ci sono? Quanto è proprio bello, bello da giocare il gioco? La scelta sarebbe stata facile: Red Dead Redemption vinceva tranquillamente sopra Fortnite. Ma Fortnite ha fatto una cosa che Red Dead Redemption non è riuscito a fare, ovvero avere un impatto sulla società. Come ho detto prima, gli atleti professionisti di grande rilevanza fanno citazione a Fortnite. Per questi piccoli dettagli estetici, diciamo, anche il balletto, la canzone. Se io parlo con un ragazzo di ragazzino di 12 anni, posso intavolare molto più facilmente una conversazione basata su Fortnite che su Red Dead Redemption. Red Dead Redemption comincia ad essere un titolo che, per come è fatto, si connette magari più con un ventenne, che I può con balletti un. vengono fuori quando uno vince, Li giusto? puoi scegliere te nel momento, puoi scegliere te nel momento in cui parli. È un modo per. Dunque, in inglese c'è la parola taunt, però. Ecco, per provocare, diciamo. Ah, Ecco, provocare l'avversario, diciamo, chiamiamolo così. ok. È un balletto che te puoi decidere quando farlo, però, ovviamente, se il tuo personaggio sta sballicchiando, uno ti può sparare o ucciderti. In quel momento lì, Può cioè. essere un Questo è il problema, problema, sì. però, ovviamente lo fai nel momento in cui vinci. Quando sei sicuro di aver fatto l'ultimo colpo. Lo metti, oppure quando ti dici sei talmente più forte dell'altro che posso anche farle sballicchiare, tanto sei scarso e non riuscirai mai a uccidermi. Quindi, proprio per fare un piccolo riassunto della risposta, è giusto che abbia vinto Fortnite da che parte sono io? Io sono dalla parte di Fortnite, perché
non per motivi estetici, diciamo. Se giudicassimo l'opera d'arte dal solo fatto che è in un dipinto ed è bellissimo da guardare, ovviamente è giusto che l'avesse vinto The Red Dead Redemption, però qui stiamo guardando che cosa ha fatto e in che modo ha impattato la società quell'oggetto artistico, diciamo, no? Fortnite ha fatto un'opera d'arte, però non è un dipinto dentro un museo, diciamo, è più come quegli artisti che fanno, diciamo, un po' di arte di concetto, che mi viene in mente uno, non mi ricordo l'artista, però mi ricordo che questo artista aveva fatto tipo tutto un ponte, aveva tolto vicino a ogni palo della luce, aveva messo un ombrellone. Cioè, ha modificato qualcosa, ha cambiato qualcosa, ma all'interno della società proprio, quella è una cosa che ha fatto uno scalpore enorme. Quella è un po' la differenza. È un altro concetto di arte, e penso che chi ha dato il premio al Golden Joystick Award ha scelto in base a questo decreto qui, non in base alla pura bellezza estetica dell'oggetto o del software in questo caso. Torniamo tra pochissimo su Radio Gamer. Eccoci di nuovo su Radio Gamer. Siamo un po' alle battute finali di questa nostra chiacchierata su Fortnite. E ho pensato anche a questa questione. Questa questione, ma. Non è neanche sbagliato, devo dire, la questione, in questo caso. Perché pensavo sì. Visto che tu conosci anche un po' l'ambiente degli eSport, penso che Fortnite si possa utilizzare anche come titolo da eSport, laddove per chi magari non conosce eSport sono videogiochi utilizzati come sport elettronici. Sì, cioè, allora, è una questione molto discussa, perché non essendoci ancora una vera e propria definizione di che cos'è un eSport, cioè, una definizione c'è, ma è molto generica, e diciamo che questa definizione recita più o meno quando puoi fare una competizione all'interno del gioco e hai una struttura dietro quindi fai un torneo, questo, allora può essere, è un eSport. Non è come dire, non è una definizione, cioè, non è una distinzione netta, come magari nello sport, cioè. Fare una partita a calcio è una competizione. Farsi una partita a tedesca, che per chi non lo sapesse, la tedesca nel calcio è tipo quando si vede in 4-5, uno fa il portiere e gli altri devono cercare di fare un gol al volo, in vari modi, poi questo gol che si è fatto di testa, di tacco, di piede, così toglie un tot punti a Sì, chi sta in sì, sì. porta in quel momento, a chi tira fuori va in porta. Quindi quella, diciamo, è più la tedesca è più un giochino. Diciamo, un po' un gioco che si basa sulle regole del calcio, ma non è proprio il calcio, non è il calcio come competizione. Mentre il calcio come vera e propria competizione sportiva è appunto definito da tutti uno sport senza nessun problema. Ora, siccome questa definizione non è largamente accettata ancora nel mondo degli sport, Fortnite è un eSport? La risposta è sì, nel momento in cui ci sarà qualcosa o qualcuno che, diciamo, li organizza dalla struttura competitiva dietro. L'altra domanda che viene da fare è: c'è qualcuno che organizza la questione competitiva dietro? Sì, l'Epic Games ha stanziato qualcosa come 20 milioni per un settore sportivo di Fortnite. Ci sono campionati nazionali e diverse competizioni, poi diciamo con tutto quello che gli entra loro in fatturato non hanno problemi a mettere su un settore sportivo facendo qualche torneo con qualche premio ogni tanto di denaro. Quindi anche per la natura del gioco assolutamente sì, è un gioco dove è pura competitività quel gioco, quindi assolutamente adatto per essere un esport. In conclusione, a chi consigli e a chi eventualmente sconsigli Fortnite? Allora, domanda molto trabocchetto, diciamo. Io non sono un fan di Fortnite, allora, come gioco. L'ho presi in mano, diciamo, a giugno-maggio 2017, 2018, scusa, quando era un po', quando cominciava a fare i primi scalpori, diciamo, come gioco. E le prime 2 settimane mi ci sono divertito molto, perché c'era tutto da capire, da esplorare, però è un gioco che secondo me, alla lunga, non ti dà niente di che, poi quando si alza il livello comincia a essere un po' povero di contenuto, secondo me, perché è un gioco che comunque funziona sempre nello stesso modo, no? Lo giochi, rigiochi, rigiochi, rigiochi. Come farsi una partita poker, per esempio. Il poker sei sempre allo stesso tavolo,
Però le regole sono sempre queste, le carte sono sempre quelle, e avrai degli avversari diversi. E in un momento, in un mondo come videogioco, dove puoi avere, hai la possibilità di avere tipo una sfida sempre nuova, in continuazione, in continuazione, in continuazione, c'è di meglio, c'è di meglio. Però, devo dire, per la persona media, diciamo, e diciamo anche per il bambino, perché comunque è abbastanza facile da prendere in mano come gioco, e poi non ha particolarmente tratti violenti, sangue non c'è. C'è la questione dello sparare, è vero, però è molto ben mascherato, diciamo, secondo me. Quindi, per, diciamo, il bambino, secondo me sì, perché non è niente di troppo impegnativo come gioco. Per l'adulto, che magari non ha tutto pomeriggio da dedicare a un videogioco, o che vuole semplicemente prendere, farsi una partita un quarto d'ora, poi dopo faccio qualcos'altro, sì, straconsigliato. Per chi invece, come dire, piace un po' la sfida in un altro, con un'altra declinazione, consiglio di cercarsi qualcos'altro. Ok, terminiamo qui questa puntata di Radio Gamer. Tra l'altro ricordiamo, per chi segue anche altri format di Radio Web in volo, come Doremi si fa così, oggi è l'8 gennaio, quindi Oggi che registriamo, eh. oggi che registriamo, buon Ascanio Day, e visto che Ascanio si fa entrare dall'8 di gennaio, fate entrare Ascanio, mentre si sta dissociando, è naturale, si è appuntato. Entri, entri! Ah, ok. Dai, apriamo la porta, Cristo. Giustamente, no, se la porta è chiusa, in effetti non può entrare. No, se non capite di cosa stiamo parlando, Doremi si fa così, l'episodio che si intitola Esce ma non mi rosica, Ascanio Day 8 gennaio, in cui siamo io, Alex e un altro È un altro Alex, Alex, perché esatto, un Alex non era sufficiente, ne volevamo più di uno. se no Ascanio dopo non entra. Smettiamo di dire cavolate, grazie per averci seguito su Radio Gamer, buon proseguimento su Radio Web in volo. Ciao! Ciao!